Salve a tutti, per l'equipe di Sodi Linux a Orizzonti, Francesco Fusillo. Adesso farò vedere come si collegano memorie o dispositivi di memoria esterni al PC e come vanno gestiti. Allora, in questo caso ho una chiavetta USB da 120 giga e un disco esterno. Inserisco la chiavetta e dopo un po' la vedrò montata. Eccola qui, questa è la chiavetta. La chiavetta si gestisce come con Windows, trascino, copio, incollo, doppio clic, apro, eccetera. Con questo pulsantino qui io clicco e la smonto, oppure vado sopra, se devo toglierla, vado sopra al simbolo del volume, che in questo caso è un volume che si chiama volume 124 giga, tasto destro, espelli. Ecco, adesso è libera per essere tolta. Avrei potuto dire anche rimuovi, adesso la rimetto dentro per far vedere. Avrei potuto dire anche rimuovi e l'obiettivo era più o meno la stessa cosa. Rimuovi in sicurezza, è chiavetta non c'è più. Stessa cosa faccio con il disco fisso, è un disco fisso da 1 tera, eccolo qua, l'ho infilato, adesso ci vuole un po' più di tempo perché, eccolo qui, Secure Tera. Stessa cosa, tasto destro, rimuovi in sicurezza. Come adesso io l'ho rimosso, ma lo rimetto per far vedere, rimetto la chiavetta. Ecco, ho rimesso la chiavetta, queste sono le mie cartelle e volevo far vedere in quale ambiente posso andare a gestire le finestre e le cartelle. Allora, la chiavetta appena si inserisce si vede, eccola qui. Io posso fare tasto destro, apri, e proprietà, vedo le proprietà e quando la apro si apre questa finestra. Che gestisce un po' tutto il computer. La stessa cosa la posso fare dalla barra del menu di avvio veloce con questa icona del cassettino. Io accedo a tutti i dispositivi, il disco fisso, la chiavetta. La cosa interessante di Sodi Linux è, e di tutti i sistemi Ubuntu, è che io posso lavorare su più finestre. Adesso vedete. Qui scrivo visualizza riquadro aggiuntivo, ecco che ha 2 finestre, per cui per esempio se in questa finestra qui evidenziata io apro la scrivania, come vedete io ho di qua la chiavetta e di qua la scrivania, quindi posso portare e spostare gli oggetti con grande facilità. Adesso sposto un documento, ecco, entrare nel BIOS da Windows, io lo copio di qua e lo incollo di qua. Quindi lavorando con più finestre, eccolo qui, adesso sulla scrivania, eccolo qui, estrarre nel BIOS. Posso lavorare con più finestre e ottenere una bella comodità per spostare documenti o pacchetti di documenti da una parte all'altra. Poi per smontare, come dicevo, espelli. Qualche volta nell'espulsione il computer adesso ho montato anche il disco fisso della macchina con Windows, che è questo qui. Qualche volta chiede di liberare il cestino, perché finché noi spostiamo, cancelliamo e lavoriamo con i file, dentro le chiavette si generano dei file trash, delle cose quando eliminiamo. Quindi io consiglio di pulire il cestino ogni volta. Quindi per le guide di Sodi Linux, questa breve esposizione riguarda il montare e smontare chiavette o dispositivi di memoria esterni. Buona visione e sperimentate l'uso delle finestre plurime.